Infine c'è il grafico posizione tempo che però è sbagliato qua, ho sbagliato per due motivi. Il primo è molto banale perché la posizione va espressa in metri anziché in metri al secondo, altrimenti sarebbe una velocità. Il secondo motivo più grave è che la macchina e il camion non si incontrano all'istante t uguale a 0, ma all'istante meno 4 secondi. Quindi questa retta verde che descrive il moto del camion, deve partire da qua. Questo è il disegno corretto dove si vede che macchina e camion si incontrano a meno 4 secondi. All'istante 0 invece il camion ha già percorso 44,4 metri, in quanto sono passati 4 secondi e il camion andava a velocità 11,1 metri al secondo. Quindi 4 secondi ha fatto praticamente 44 metri. Dopodiché macchina e camion si rincontreranno dopo 20 secondi, in un punto che si trova a 267 metri dall'origine. Ricordiamo che la strada è messa in verticale e quindi dobbiamo immaginare macchine e camion che camminano sulla strada in questo modo, dal basso verso l'alto. Tutti i discorsi e ragionamenti che seguono saranno comunque corretti dal punto di vista concettuale, tranne questo dell'incontro di macchine e camion a meno 4 secondi. Cioè l'unica cosa sbagliata nel resto del video sarà aver fatto incontrare macchine e camion a 0 secondi anziché a meno 4 secondi.